Hai capito? Siamo dentro al pacco. Io, papà e Tommy. Bravo! Coniglietto, gnamete. E mamma coniglietto? Mamma coniglietto. Papà coniglietto? Papà coniglietto? Gnamete. E gli iscritti coniglietti? Gnamete. Ciao gente, ciao. Benvenuti in questo nuovo video. Natale. Oggi, come tutti i Natali, vi portiamo al nostro momento dell'albero di Natale. Quando facciamo l'albero di Natale? È ormai una tradizione il video in cui facciamo vedere come decoriamo l'albero. Quest'anno sarà ancora più speciale perché è la prima volta a casa nostra, la prima volta con Tommy e la prima volta che ci siamo sbizzarriti un po' a comprare tantissime cose. Sì, perché abbiamo tutte cose nuove. L'anno scorso abbiamo fatto un mini alberello a casa con soltanto le foto, praticamente ci abbiamo messo, non c'erano decorazioni, perché vi ricordate il bellissimo albero tutto con le luci che avevamo in Canada? Beh, non l'abbiamo buttato, l'abbiamo lasciato a casa di amici e ce lo stanno tenendo, grazie amici. Ce lo dobbiamo andare a riprendere. Ce lo dobbiamo andare a riprendere con tutte le palline che avevamo là. Però lì che cosa avevamo fatto? Il nostro albero aveva i colori dell'Italia, se ti ricordi, certo, avevamo scelto bianco, verde e rosso. Quest'anno invece abbiamo rivoluzionato del tutto il nostro albero. L'unica cosa che non abbiamo comprato, che abbiamo preso da Adriana, la è mamma proprio di l'albero. Erika, è l'albero. Adriana si è comprata l'albero nuovo, cioè l'ho invogliata a fare shopping e si è comprata l'albero nuovo dopo 21 anni che aveva questo albero. 21 anni fa io e Adriana siamo andati in un negozio e abbiamo scelto quest'albero. Lei si è comprata quello nuovo e nel momento in cui lei ha comprato quello nuovo, io uscendo dal negozio ho fatto: mamma, ma perché non mi dai quello vecchio tuo, così lo metto a casa nostra e non dobbiamo comprarci un albero nuovo e ce lo teniamo? È comunque un albero che fa la porca figura. È un po' secchetto, però dai, dopo 21 anni. Aspetta, sapete tutti i pezzettini che cascano? Vabbè, sarebbe l'unico secco di casa poi. Io ci sono molto legata, quindi penso che anche un domani, quando riporteremo quello canadese, se ci riusciamo qua in Italia, questo finirà magari in balcone, chi lo sa. Adesso vi faremo vedere come lo decoriamo e vi facciamo vedere anche che cosa abbiamo comprato. Per prima cosa vanno messe le luci. Quando facevamo l'albero in Canada, le luci erano già incorporate. È vero. Quindi tu non c'avevi il problema, vanno prima o vanno dopo? E ti dico io, le luci vanno prima. Lo sai perché io ho scelto un albero che già aveva le luci integrate? Perché non sopporti mettere le luci. Esatto, era il momento, quando ero piccolo, che io odiavo di più. Ta-da! È arrivato il momento che preferisco, decorare l'albero. E vi facciamo vedere per la prima volta le palline nuove che abbiamo comprato, perché quando siamo andati da Primark non c'erano quelle che volevamo comprare noi, erano completamente finite e noi le stavamo cercando. Ma quindi abbiamo detto vabbè, ci torneremo. Ma in realtà il giorno dopo ci sono andati mia sorella e mia mamma e le hanno trovate, quindi meno di 24 ore dopo le palline erano tornate. E che e palline? Quale abbiamo scelto? Io sono emozionatissima. Voi direte: emozionatina per delle palline di Natale? Sì, sono proprio emozionata perché mi piacciono da morire e le ho sempre sognate così, e quando le ho viste su internet stavo impazzando. Ve le faccio vedere. Sono delle palline di Topolino e Topolina, e c'è anche il puntale di Topolino. Io impazzisco. Questo è il pacco grande, 14 euro, e poi c'è anche il pacchetto piccolo, che è questo qui, da 4 euro. Quindi l'albero sarà bianco, rosso e nero. Ci sarà anche un po' di giallo, perché i giorni dopo siamo andati a scegliere delle altre palline per riempire l'albero. Ma io ho detto che il giallo non lo voglio più mettere. Non lo vuoi mettere il giallo? Eh no, perché io non mi ricordavo che qui ci fosse l'argento. E il dorato insieme all'argento non si mettono. Le palline dorate finiranno probabilmente sulla scala. Ah, è vero, sì, me l'avevi detto, mi sono scordato. E ci sarà anche il pacco più grande. Questo è il pacco grande invece. Sono tante, perché sono 32 palline che ci facevano impazzire
queste vellutate, cioè sono pazzesche secondo noi. Vellutata? Insomma, ci piacevano. E poi le palline non sono mai abbastanza. C'è anche questa. Le abbiamo prese da casa e devo dire consigliamo. Che belle che sono queste. Mi fai vedere quali ci sono dentro? Allora, questa... quelle più carine? Sono io, questo sei tu. Queste piccoline sono ancora più belle. Bella la mano. Guarda questo. Guarda questo, c'è il fiocchetto. Una cosa carina è che hanno già il nastrino attaccato, così le puoi direttamente appendere. E la chicca è il puntale. Guardate che bello. Quelle piccole sono diverse da quelle grandi, ecco perché ce le siamo prese. Guardate questa mini sbrilluccichina. No, ma questa col fiocchetto di Minnie nera con scritto oh. Senti, mia, iniziamo a metterle tutte sull'albero. Io impazzisco. Oltre alle nuove decorazioni, però, noi abbiamo la scatola delle decorazioni che avevamo anche a Quebec, che sono quelle proprio storiche e ci porteremo avanti, se ti vuole, tutta la vita. Ecco, queste erano le famose decorazioni che compravamo da Walmart. Purtroppo è una tradizione che non possiamo portare avanti perché a Roma queste non si trovano, anzi... se qualcuno di voi sa come fare a farsi arrivare delle cose da Walmart, fatecelo sapere, oppure se si trovano da altre parti. Noi non l'abbiamo trovate l'anno scorso e quest'anno pure abbiamo visto che i costi sono elevatissimi, quindi no, dobbiamo cambiare tradizione. Abbiamo questo che è storico, è un Babbo Natale fatto con un pezzo di legno di acero, quindi proprio tipico di Quebec, comprato alla Petite Champlain, quindi nel centro storico di Quebec. Ho visto un alberello di legno fatto con il legno di Betlemme. Questo ce l'avevano regalato l'anno scorso mentre aspettavamo Tommy. Eccoci qua, Alessandro, Federica con panzetta. È scritto aspettando te. E poi che altro ci abbiamo? Basta. Ah, abbiamo questo qua che ce l'hanno fatto i nostri nipotini pure. Questo cosino dolce. Poi c'è la rennetta. Tiè, rennetta. Questa qui è la cornice, decorazione che abbiamo preso nel 2018 e dentro c'è l'albero di Quebec che rimarrà per sempre nei nostri cuori. Noi abbiamo questa tradizione di queste pallette che quando mia mamma le regala uno di noi rimane incinta. Cioè, anche tu. Le donne, ovviamente. E però ho sbagliato, perché questa doveva essere blu. Non è che se io adesso la metto... No, no, è solo quando la regala. Ah! Manca la gonna dell'albero, manca il puntale che metteremo con Tommaso e manca anche un'altra cosa che Alessandro non sopporta, infatti me l'ha fatta sparire. Io sono fissata con questo qua che è un nastro, non so se ve lo ricordate, a Quebec avevamo un nastro rosso tipo di retina di plastica che arricciavamo tutto intorno, a me piace tantissimo perché secondo me arricchisce l'albero. E questo che ho preso lo trovavo carino perché era bianco, rosso e poi ci sono tutti i cervetti sopra e verdone, e questo pure andrebbe un pochino arrotolato così, vediamo che viene fuori. In realtà me ne serve anche un po' per la decorazione della porta, speriamo basti. Ma puzza di pesce. Finito. No! Ma che stai a dire? Finito. Lascia stiamo. Niente. Allora, questo non basta. Non lo utilizziamo per fare la porta, allora. Dobbiamo personalizzare anche questa, che è la decorazione 2020 di Tommy. Quindi ora scrivo Tommaso. Per quest'anno, non cambiare... Stessa spiaggia, stesso mare. Ma abbiamo le scale. Quindi che abbiamo deciso che di fare? Bello, decoriamo tutta questa parte qui. Io da quando sono entrata a casa la prima cosa che ho detto ad Alessandro è: come decoriamo le scale a Natale? Quindi sono un po' fissata con questa cosa delle scale. E abbiamo comprato questa ghirlanda verde, semplice, liscia liscia, che arrotoleremo qua e poi vi facciamo vedere che cosa vogliamo fare. Partiamo subito. Iniziamo. La ghirlanda sulle scale abbiamo pensato di utilizzare queste lucine qua con Genesi prese da Primark, molto carine. Le palline che non abbiamo messo all'albero, quelle dorate, le metteremo qua, anche perché con la parete gialla ci stanno bene. E poi abbiamo comprato sempre da Primark anche queste piccoline proprio per rimpolpare la ghirlanda. E poi dall'anno scorso abbiamo comprato anche queste luci a forma di luci. Funzionano,
fa gli zenzini. Perché anche se questo sarà un Natale un po' diverso, perché non potremo stare tutti insieme, non ci potremo abbracciare e bacicchiare e fare tutte queste cose, però è il primo Natale di Tommy e quindi noi ci teniamo a renderlo magico e speciale, e si parte proprio dalle decorazioni. Terminato la scala, manca il tocco finale, le nostre calze natalizie che poi si riempiranno di doni e dolcetti soltanto il giorno dell'Epifania. Si spera che siamo stati buoni, sennò carbone. Sono personalizzate. Sì. Quindi questa c'è scritto Alessandro. E qui Federica. Purtroppo non abbiamo ancora acquistato quella di Tommy, perché il posto dove abbiamo comprato queste ha smesso di fare le calze personalizzate, non le fanno più, e quindi adesso devo trovare un'altra persona che me lo ricama e soprattutto che sia la stessa calza, perché mi piacerebbe averle tutte uguali, altrimenti faremo una calza più piccolina per Tommy, rossa, insomma, semplice e, così. E se avete qualche consiglio dove trovarle, scrivetecelo sotto nei commenti. A Roma, cortesemente, o magari qualcuno che spedisce. Noi. Manca la porta, che vi pensate che abbiamo finito? Ancora manca la porta. La porta, sì. E che dobbiamo fare alla porta? Un pacco regalo. Ah, per me? No, un pacco regalo alla porta diventa un pacco regalo. Cioè, quindi se entri noi siamo il pacco regalo. Hai capito? Siamo dentro al pacco. Io, papà e Tommy. Bravo! Progetto porta. Questa è una tovaglia di carta rossa, semplice, che noi andremo a fissare su tutta la porta. Ovviamente va ritagliato lo spazio per la maniglia, perché sennò non apriamo più la porta alla gente. Cioè, no, aspetta, dove sta la maniglia? Sta centrale qui, il pomello. E anche quello dell'occhiolino, perché sennò non si vede più chi è che ci bussa e suona. Ok, batti 5, mi piace? Ci siamo resi conto purtroppo che il nastro che avevo scelto, molto bello con le rennette, è troppo corto. Non basta. Quindi dobbiamo andare a comprare già il nastro rosso o bianco per l'albero principale e ricomprare un altro di questo qua per fare l'altra parte del fiocco, e poi facciamo anche un bel fiocco sempre con lo stesso a questo punto, visto che lo ricompriamo. Ci siamo dimenticati la ghirlanda di Topolino e Minnie, che metteremo qua dove ci sono le lampadine. Poi basta, poi le altre cose che mancano. Ah, le vetrofanie pure. E questo è il risultato finale. Guardatela la faccia soddisfatta. Molto. Mi sono dimenticata che ieri ho iniziato un grandissimo progetto. Si chiama Frosty, eccolo qua. Un pupazzetto di neve che voglio mettere qua fuori alla porta, cioè all'ingresso, capito? Che faccia tipo Buon Natale, così, allegro. Non è terminato ancora, perché gli manca la faccia e perché non so come terminare questa parte sotto. Comunque vi faccio vedere l'effetto finale su Instagram, quindi seguiteci su Lost in Family. Allora, noi siamo cotti, e non abbiamo ancora finito e dobbiamo andare a comprare le cose, ma siamo stanchi, quindi per oggi va bene così. Dobbiamo pulire anche qua per terra, perché dopo cosa la vuoi fare? Mettere la gonnellina con Babbo Natale e l'alberelli. Voi, mi raccomando, restate con noi, come vi ho detto, seguiteci su Instagram, che vi facciamo vedere poi tutte le cose finali, proprio come sono venute, perché dobbiamo andare a comprare, adesso non ci va. E poi manca la parte più importante, che è mettere il puntale, quindi dovete rimanere con noi fino alla fine del video, perché alla fine con Tommy metteremo il puntale a questo evento storico. Sì. Passate un bellissimo Natale, mancano pochi giorni, e quindi state con le vostre famiglie, quelle che vi stanno più vicino, anche se saremo in pochi, però l'importante è che saremo felici e che staremo bene. E chi non può stare insieme, fate le videochiamate. Noi l'abbiamo fatto per 4 anni. È vero. È tosta, però poi quando potremo stare insieme avrà sempre un valore più grande, perché per noi è stato così. E noi, Buon Natale! Ci rivediamo al prossimo video, che sarà bellissimo, stupendo, prestigio, pazzesco, bello, meraviglioso. Ciao, noi dobbiamo ancora uscire e prendere un sacco di comprare, altre cose. Ciao!
È il vostro momento, ragazzi. Messa. Evviva! Bravi!